Rapidissimo, due cose sole. Premessa, mi sento molto in sintonia con le cose dette stasera, mi sembrano chiare, comprensibili, lineari, complicate se volete per alcuni aspetti. Aggiungo due cose però. Su questa vicenda rischiamo l'osso del collo. Non possiamo uscire dalla trattativa sul lavoro senza un'intesa condivisa dalle tre centrali sindacali e condivisa dal PD. Dalla vicenda Fiat, alla vicenda riforma della contrattazione, l'agnosticismo non è più concesso. E allora noi dobbiamo sapere che non possiamo essere un partito che coltiva posizioni asindacali, quando non addirittura antisindacali in alcuni esponenti. Se qualcuno pensa che in questo paese si possa governare contro 12 milioni, forse 13, di persone iscritte ai sindacati, vuol dire che vive sulla luna. Allora la prima affermazione che io faccio, e raccomando Stefano che l'ha detto però con grande chiarezza, noi dobbiamo pensare che CGIL e CISL e UIL hanno bisogno di un interlocutore, li dobbiamo considerare nostri amici, non nostri nemici, ma questa, attenzione, è una condizione, uso il linguaggio della geometria, necessaria ma non sufficiente. Potremmo trovare un'intesa perfetta con CGIL e CISL e UIL, salvo che deve parlare un pezzo di mondo che oggi CGIL e CISL e UIL non rappresenta. Il sindacato fa tre mestieri, scusatemi, ho fatto l'insegnante, quindi mi date tre secondi. Negoziare, in tanti anni sindacalista soprattutto, negoziare, tutelare e rappresentare. Bene, i giovani e le donne e le persone in difficoltà, se ci va bene, li incrociamo nella tutela e spesso quando ne hanno bisogno. Ma di contrattare e di rappresentare, spesso non ne parliamo. Allora, la condizione per riparlare con questo mondo è fare un'intesa aiutando i sindacati. Perché l'unità d'azione, per chi conosce i sindacati, sa quanto è precaria in questa fase e quanto è preziosa. Nessuno in questo partito può permettersi di fare fughe in avanti, ironie o dire stupidaggini, perché nel 2013, se noi dovessimo arrivare con un accordo separato o con un accordo non sottoscritto da noi, ci rompiamo le ossa e la gente raccoglie le firme perché rimanga Monti anche se va in pensione a 85 anni. Per la nostra perdita di credibilità. Seconda cosa e finisco, sarebbero tante le cose. Prima Piero ha detto del Veneto. Noi abbiamo chiesto un incontro a CGIL e CISL e UIL del Veneto come gruppo del PD. Perché? Perché dobbiamo evitare che Zaia usi i sindacati per farsi propaganda, non mettendo una lira nel bilancio per le cose che si devono fare. Zaia ha scritto un lungo protocollo, peccato che sulle voci lavoro, edilizia, trasporti, libri, tutte le questioni legate, lui parla della flex security perché qualcuno forse gli ha scritto il pezzo, ma applicare quella norma lì significa metterci una montagna di soldi per gli ammortizzatori sociali in una regione che non ha neanche gli occhi per piangere grazie alle puttanate che hanno fatto, compreso a togliere l'addizionale IRPEF alla fine della legislatura precedente. Quindi come gruppo non lasceremo in pace il governatore, perché lui pensa di cavarsela con la conferenza stampa e a partire dal giorno 6, quando comincia il bilancio in aula, si troverà gli emendamenti che il gruppo del Partito Democratico costruirà a sostegno del documento che i sindacati fanno. Ma guardate, in Veneto, vi avverto, non è facile, perché CGIL e CISL e UIL in Veneto, noi PD dobbiamo aiutarli a parlarsi, a trovare dei punti di incontro. Quindi questo è il compito, Nicola, che noi svolgeremo. Io credo che oggi sia una buona occasione, però o noi parliamo col mondo del lavoro o al governo potremo anche passare, ma sicuramente non interpreteremo i desideri di milioni di persone. Grazie.